Ci scusiamo per gli inconvenienti, cominciamo in questo momento la conversazione con Giuseppe Rippa, direttore di Quaderni Radicali e di Agenzia Radicale. E, come avete notato, non c'è l'immagine video di Giuseppe Rippa che è comunque collegato con noi in audio. Ciao Geppi. Buonasera, ciao. Ecco Geppi, dicevamo prima di essere interrotti che appunto c'è stato il battesimo per il mese di Quaderni Radicali con il numero 0 che ricordo è scaricabile sul sito quaderniradicalionline.it, è scaricabile gratuitamente proprio per chi Sul numero è zero, esatto. il numero 0 naturalmente, mentre che per chi poi volesse abbonarsi ai successivi numeri è possibile effettuare un abbonamento annuale al costo di 25 € per 11 numeri e quanti speciali? Non ricordo, 3 speciali se ricordo bene, giusto? 3 Sì. speciali e dicevamo appunto come l'altra volta ci siamo soffermati ad analizzare la parte di Quaderni Radicali, lo zoom di Quaderni Radicali dedicato alla questione delle carceri e poi vi sono all'interno del mese di Quaderni Radicali una serie di rubriche e tra queste ve n'è una dedicata proprio ai liberal democratici medio orientali arabi, diciamo più in generale. Se ci vuoi un po' introdurre quello che è l'argomento che tratta il mese di Quaderni Radicali a questo proposito, proprio per favorire ai nostri web spettatori la voglia di andare sul sito quaderniradicalionline.it e scaricare il PDF e leggere questi contenuti. Dunque, in una delle rubriche del mese di Quaderni Radicali, c'è anche una sorta di ieri dicevamo, cioè una sorta di richiamo a iniziative politiche che sono state intraprese negli anni e che sono oggi più che mai vive nell'agenda politica nazionale e internazionale. In questo numero, il caso ha voluto che noi decidessimo di partire proprio richiamando l'iniziativa dell'Associazione Arabi Democratici Liberali, un'associazione che ruota nell'ambito dell'area radicale, anche se poi devo dire ufficialmente il Partito Radicale Transnazionale non ha preso in considerazione le finalità e le iniziative stesse. Arabi Democratici Liberali nasce nel 2007 per iniziativa di Anna Magyar Barducci, che è una scrittrice e una giornalista. Voglio ricordare un suo libro recente che era stato Italo-Marocchina, che è un libro che ha avuto particolare successo. E in questi giorni, proprio in questi giorni, è uscito in libreria per la Lindau Editori il libro Pakistan Express. Il caso ha voluto che questo libro fosse in qualche misura scritto sull'esperienza che Anna ha vissuto, guarda caso, ad Abbottabad, e cioè la città dove poi vi è stata la cattura e l'assassinio di Bin Laden, una piccola cittadina a 200 km dalla capitale del Pakistan, ma quello che più conta, un'esperienza che in qualche misura delinea e interpreta una serie di realtà sociali nelle quali sono comprese, stati d'animo, soggetti, comportamenti che nelle loro contraddizioni però rendono esplicito il senso della nostra battaglia come Associazione Arabi Democratici Liberali. Credo che sia abbastanza simbolicamente significativo che il libro nel quale questa esperienza, questi anni di vita di Anna lì col suo papà, che era un funzionario di un'organizzazione internazionale di intervento ONU, che appunto ha visto Anna entrare nella psicologia, nell'ambito anche della conoscenza di un paese particolare quale il Pakistan. Le ricette di cucina fanno da intermezzo ad un testo nel quale la fotografia di questo paese attraverso il racconto di un piccolo centro, e per di più quel centro nel quale poi sarebbe vissuto negli ultimi anni, per quanto chiuso in una villa Bin Laden, dalla misura del quadro di contraddizioni che si possono intravedere. Nel 2007 con Anna Magyar Barducci diamo vita, su iniziativa sua, all'Associazione Arabi Democratici Liberali, la quale mirò subito ad essere una sorta di testa di ponte tra il nostro Occidente e il mondo arabo e musulmano. Era un'idea che mirava ad organizzare un soggetto, un'entità che raccogliesse
fondamentalmente soggetti del mondo arabo, che in qualche misura muovevano su alcune considerazioni molto precise. Qui, per esempio, io ho il manifesto di quell'associazione e le prime parole danno già un quadro preciso di cosa si intendeva realizzare. Noi siamo delle donne e degli uomini portatori dei valori della laicità e della condivisione di un mondo comune, legati per le nostre singole storie in maniera differente all'Islam e avendo preso coscienza delle gravi crisi che attraversano attualmente il mondo arabo-musulmano, abbiamo deciso di mobilitarci per creare le condizioni politiche e intellettuali di una cultura liberale delle libertà. Se questo che era il manifesto scritto nel 2007 viene riproposto nel 2011 con tutti i sommovimenti che vi sono stati nel Nord Africa, sommovimenti che contengono in sé tutte le domande e le spinte di libertà, ma anche tutti i rischi di involuzioni autoritarie, di un ritorno a un medioevo, di uno Stato, diciamo anche invasivamente militare, si può capire qual è la battaglia che si sta giocando in queste ore. L'idea dell'organizzazione, dicevo, nasceva proprio perché ci si era resi conto che in Europa non esisteva una corretta informazione del Medio Oriente, tant'è che nel 2011, proprio perché questa informazione non esisteva, siamo arrivati in ritardo anche a comprendere quello che stava accadendo. E dobbiamo rilevare come proprio i leader politici hanno, dell'Occidente, dell'Europa in particolare, hanno ignorato questa realtà per ignoranza, per ragioni di Stato, qualche volta anche per ideologia. E in alcuni paesi... O per comodità, possiamo dire. Anche, anche per furbizia, un po' ottusa furbizia. Credo che in buona sostanza, quando si sono poi accesi i riflettori sulle vicende che riguardano la Tunisia, il Marocco, l'Algeria, che pure sembra marginalizzata, oggi la Siria, l'Egitto, la grave e terribile vicenda, ma anche la significativa vicenda della Libia, come quella della stessa Bahrain, cioè tutto il suo movimento che ha riguardato i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che sono stati abbondantemente trascurati da parte dei media, proprio perché si aveva la presunzione di credere che la cosa interessi in noi occidentali in una maniera molto, molto marginale. E proprio per questo, il più delle volte, questo atteggiamento che potremmo definire essere stato negli anni precedenti un atteggiamento snob, non soltanto ha favorito un'ulteriore ignoranza, ma non ha consentito nella sua immagine profonda di capire cosa in effetti stava realmente accadendo e cosa sta accadendo in queste ore. L'Associazione Arabi Democratici Liberali, come dicevo, è formata da una serie di personalità, alcune delle quali sono estremamente significativi, intellettuali, scrittori tunisini, docenti universitari, sempre dell'Università di Tunisi, Al-Haq, che è appunto l'ex direttore del più importante quotidiano palestinese Annar, e poi parlamentari pakistani, giornalisti egiziani, giornalisti yemeniti, naturalmente anche delle casalinghe, che sono appunto la fonte più significativa di questo mutamento che passa proprio attraverso le donne. E poi Sudan, Mauritania, marocchini, non sarò qui a ripercorrere tutti quanti. Serve soltanto a dire che questo fenomeno noi abbiamo cercato di immaginarlo, intuirlo, e l'abbiamo riproposto in questo numero di luglio del mese, naturalmente avendo lavorato prima e nel corso dei sommovimenti che hanno riguardato queste aree, il cui processo si è tutt'altro che concluso. Trovavo significativo, proprio in linea con questo, dire che il lavoro che noi abbiamo svolto, che intendiamo proseguire e ancora svolgere, io non so in che modo saremmo coinvolti anche nel comitato generale del Partito Radicale Transnazionale che si svolgerà a Tunisi, certo. Tecnicamente ha come un riferimento base proprio il principio generale che la democrazia, e questa è la volontà che i sottoscrittori di quel manifesto, che poi si è allargato a un numero di partecipanti più ampi, al punto tale che abbiamo messo in cantiere anche la possibilità di realizzare entro fine di quest'anno un congresso, se avremo i mezzi e le condizioni per farle,
Ma il principio generale, appunto, è che la democrazia, questo sottoscrivevano nel loro manifesto i fondatori di questa associazione, di cui mi onoro di fare il segretario e che ha come presidente appunto Anna Magiar Barducci, presenti il fondamento istituzionale della politica che, dicono i sottoscrittori, non può essere fatta per decreto né essere imposta con spedizioni militari, ma che è il prodotto di risultanze di un'azione che sia di trasformazione critica e inventiva. È molto significativo questa espressione, proprio il senso della democrazia laica, liberale, dello spirito critico che contraddistingue le democrazie che abbiamo imparato a conoscere. E cosa aggiungevano i promotori, gli attuali militanti di questa associazione? Che deve riguardare tutte le strutture interne all'Islam e modificare i rapporti nei suoi margini geopolitici. Questo fa capire anche il senso della nostra iniziativa radicale, sempre mirata ad una lettura federalista, non chiusa in una, solitaria e sempre più involutiva cultura di tipo nazionalista. C'è da dire anche che, diciamo, questo esempio, questa lotta, e soprattutto appunto la primavera araba, contraddice quella che è sempre stata ritenuta una contrapposizione, quella tra Islam e democrazia, Islam e federalismo e cultura liberale, certo. cosa assolutamente non vera, cioè proprio la storia ce lo sta insegnando in queste ore. E quel manifesto del 2007 diceva appunto che l'azione di questi attori che hanno giocato sulla propria pelle, giocano sulla propria pelle il rischio della libertà e della democrazia, debba mirare come priorità a liberare il pensiero e la politica dalle teologie. Liberazioni di cui lo Stato laico rappresenta l'espressione istituzionale, ad affermare l'uguaglianza di diritto e di fatto di donne e uomini che costituisce il passaggio obbligato per ogni processo laico e democratico, a lottare contro ogni forma di razzismo e antisemitismo, a combattere le discriminazioni che affliggono le minoranze identificate per cultura, religione o orientamento sessuale. Era una sfida anche all'Occidente, infatti non a caso il numero di Quaderni Radicali che è uscito poi nel 2008, che aveva per titolo Arabi Democratici e Liberali, cosa c'è di strano, con un bel punto interrogativo, mirava proprio a mettere in evidenza che c'era una specie di parallelo tra le élite dominanti in Occidente e i soggetti che operavano in chiave fondamentalista e anche, aggressiva e violenta, proprio perché il soggetto reale che emergeva era un soggetto che aveva questi contenuti culturali e che lo ha a livello di giovani. Quindi mi rifaccio ancora al libro di Anna, che quando racconta questo Pakistan ce lo racconta anche con la voglia di musica, con i contrasti che nella realtà pakistana si sta vivendo con la pressione del fondamentalismo talebano, che appunto mira a distruggere queste conquiste che sono parte interiore psicologica delle nuove generazioni. E in questo senso qui, quello di favorire l'espressione, delle forze di questa resistenza è stato l'obiettivo in cui abbiamo lavorato in questi ultimi 4 anni, con i mezzi di cui potevamo disporre. Voglio ricordare che, noi abbiamo realizzato una serie di, foto molto significative proprio di molti di coloro che sono, i sottoscrittori del manifesto e sono parte dell'associazione. E molti dei riferimenti li ho fatti prima, docenti universitari, giornalisti, intellettuali, i quali hanno lanciato una sfida con la loro immagine. Sarebbe stato bello inondare l'Europa dell'immagine di questi attivisti per i diritti delle donne, per i diritti civili, per i diritti umani, per i diritti delle libertà, che portavano poi sotto la scritta: sono araba, sono democratica, sono liberale, che cosa c'è di strano? Era la sfida al fondamentalismo arabo e all'indifferenza, se si vuole, al cinismo e anche alla malafede di molti dei governi della nostra realtà occidentale. Geppi, ti volevo chiedere, è possibile secondo te effettuare, cum grano salis ovviamente, un parallelismo tra l'Europa e il Vaticano e il mondo arabo e l'Arabia, l'Islam, diciamo, e l'Arabia Saudita? Guarda,
Io non mi arrischierei a fare un riflesso giudicando il Vaticano una sorta di meccanismo un po' a modello Ayatollah, significativamente e simbolicamente presente in Iran. Dico soltanto che la tentazione teologica, la tentazione fondamentalista, che poi a ben guardare è quella che dovrebbe essere estranea alla dottrina cristiana e cattolica, visto sì. che la dottrina è quella che ci ha fornito lo Stato di diritto. Direi che le regole dello Stato di diritto sono nate nel cuore dello spirito critico della cultura cattolica, per cui anche questo è un elemento che dovrebbe far pensare i vertici. Basta ricordare il medio, no, ma il problema è, parliamo del Vaticano conciliare, cioè dopo il Concilio Vaticano II, quella strada è stata, diciamo, la cosa che emerge in quest'ultimo periodo è che si ha quasi la tentazione che oltre Tevere si sia persa la speranza della speranza cristiana e si punti a una sorta di patteggiamento, di compromesso storico internazionale tra fondamentalismi religiosi. Questo è un elemento di rischio che credo in qualche modo è presente, anche se naturalmente... Che potrebbe naturalmente osteggiare, ecco perché dicevo il parallelismo. Senza dubbio alcuno potrebbe osteggiare e anche rendere difficile, ma qui non è che voglio ascrivere al nostro lavoro, anche al lavoro che poi l'intera struttura radicale compie da anni rispetto a queste realtà. Noi ci siamo attribuiti non nel senso di voler presumere di essere i soli, ma intanto nel 2007 questa associazione è nata e aveva come obiettivo quello di sviluppare e sostenere le esperienze di libertà in tutti gli ambiti del pensiero, delle arti e del sapere proprio nel mondo arabo, e abbiamo conservato eccellenti rapporti, ma guarda caso proprio con delle realtà fondamentalmente giovanili e moltissime rappresentate da donne, le quali avevano domande di libertà molto più intense che forse sono state fortemente trascurate. Voglio anche dire che l'altro aspetto che merita di essere riflettuto è questo: la diffidenza rispetto al fatto che, sia pure nelle more di un'accentuata presenza di fondamentalismo teologico e religioso che riguarda una parte dell'Islam, dovrebbe spingerci a costruirci il nostro interlocutore secondo i valori liberali e democratici che sono già presenti. Io non sto qui adesso a rifare una storia antica che noi abbiamo documentato proprio in quel numero 101 di Quaderni Radicali, dove addirittura si possono rintracciare riferimenti storici addirittura clamorosi, almeno letti dal nostro punto di vista. Ne ricordo uno soltanto che in qualche modo è simbolicamente significativo. Se si guarda alla storia della cultura, del pensiero, della filosofia araba, anche se può sembrare per molti versi sorprendente, in realtà il liberalismo sarebbe potuto nascere, poiché alcune premesse di massima erano presenti in quel mondo addirittura nel XIII secolo, quindi con molti secoli di anticipo rispetto all'Europa. Già nel XII secolo, infatti, nasce un vasto e molto importante movimento di pensiero che alcuni definiscono addirittura pre-illuministico e di cui conosciamo dai manuali scolastici alcuni nomi come Ibn al-Walid e Averroè. Un pensatore arabo come al-Faradi, già presente già proprio nel XIII secolo, parlava di rispetto dei diritti dell'individuo nelle relazioni musulmane, presente in un pensiero di Al-Faradi c'era già una concezione quasi compiuta della tolleranza, cioè la concezione della tolleranza e del rispetto delle altrui fedi religiose e delle altrui convinzioni. Dunque, la stranezza che vi possa essere un riferimento comune in chiave democratica e liberale col mondo arabo è soltanto perché le elite dominanti nel mondo occidentale preferiscono che vi siano dittatori fintamente moderati che servono in qualche misura a mantenere il gioco delle egemonie sulla realtà del mondo, e questo anche favorisce il prodursi di sbocchi estremistici e fondamentalisti anche in chiave religiosa. Sono sempre i media fondamentalmente non amano poi le vie di mezzo, preferiscono il bianco e il nero, ma mai i grigi. Questa politica però non offre a chi ci ascolta un quadro chiaro su cos'è effettivamente il Medio Oriente. Adesso ne stiamo incominciando a prendere coscienza. Io già dicevo prima, non so che sbocco prenderà
la vicenda del nostro consiglio generale a Tunisi, anche se debbo con un pizzico di rammarico dire che avrei voluto molto sinceramente riversare alcuni di questi contenuti, che sono poi il prodotto di una storia radicale, ma che purtroppo attestano anche che mantenere vivo un filone, uno spirito critico radicale, liberale, laico, socialista, liberale, è difficile, quindi diventa anche abbastanza naturale che i soggetti che ritengono di essere i titolari di una certa azione la ascrivono a sé con qualche forma di rigidità e di ottusità che non è congeniale poi, e forse favorisce il processo di espulsione. Secondo i media, in Medio Oriente sarebbe di fatto un Medio Oriente in cui sarebbero dittature e fondamentalismi. I fatti degli ultimi 5 mesi hanno rivelato che era vero giusto il contrario, anche se drammatico. Si è visto che la domanda di libertà era talmente intensa da mettere in gioco la vita, e che le terze vie sono considerate come noiose. Quello che la storia ha sempre insegnato è che l'anelito di libertà non può essere soppresso neanche da secoli. L'elemento ulteriore è che gli arabi democratici liberali sono giudicati noiosi e vengono boicottati. Proprio per questo diventa più significativo che oggi sia chiaro che non è un'eccezione. Però questi vivono un momento drammatico, perché nulla porta a dire che le rivolte egiziane, tunisine, forse quella algerina ancora più intensa qualche anno fa, oggi massacrata, quella libica con tutte le caratteristiche che conosciamo, quella siriana, quella libanese, non sia un qualcosa a cui dobbiamo prestare il massimo di attenzione e fornire il massimo di sponda, perché non soltanto per doveri afferenti ai valori e ai principi a cui crediamo, ma perché proprio nell'area del Mediterraneo è necessario che nasca una spinta comune che sappia solidificare piattaforme liberali autentiche e blocchi qualunque tentazione geopolitica che poi alla fine porti a nuovi assi, a nuovi G2, a nuovi bipolarismi coatti o a nuovi tripartizioni del mondo, che possono in qualche misura preparare la strada a tentazioni autoritarie come unica forma per controllare le spinte che vengono dalle contraddizioni che la realtà esprime. Credo che in buona sostanza esistono oggi, con una coscienza molto più avanzata, e noi stiamo provando a documentarlo, anche se hanno margini ridotti, un po' come per noi radicali qui nel nostro paese, con piattaforme culturali e politiche completamente diverse, arabi democratici e liberali, i quali vivono questa esigenza loro senza rinunciare alla loro fede, musulmana. E anche questo è un elemento che andrebbe un attimo riletto, perché quando vi leggevo prima le ragioni espresse appunto nel XIII secolo dall'Al-Faradi, viene fuori che in realtà l'utilizzo della religione come forma di controllo sociale, di blocco e di tentazione teologica fondamentalista è un utilizzo strumentale. C'è una delle persone più significative presente nell'associazione che ha scritto, è una docente dell'Università di Tunisi, oggi ad un tempo contenta ma anche si sente minacciata e a rischio, perché poi stanno filtrando in modo massiccio all'interno delle realtà egiziane, tunisine, tentazioni fondamentaliste a sbocco islamico, fondamentalista islamico, con tutte le conseguenze nefaste che questo può comportare. Bene, questa studiosa è una di quelle che hanno documentato come non è affatto vero che il Corano dia degli obblighi che siano legati al velo o altre condizioni. Tutti questi strumenti sono stati nel tempo messi in campo dal potere politico, che ha utilizzato il fondamentalismo religioso per controllare la società e non dare anche alla proiezione religiosa islamica una propria definizione anche in chiave liberale, che è quello che contestano. Beh, quello che ha vissuto anche l'Occidente, no? Sotto certi punti di vista. Certo, però voglio dire che l'Occidente ha sempre trovato congeniale il nostro lavoro in questo momento, e la tentazione di andare a fare il consiglio generale a Tunisi, anche se, ripeto, a tuttora non ho sentito un processo di maturazione, ma per carità le intuizioni contengono molto più di analisi, ma offrono sbocchi importanti. Bene, in questa chiave qui noi in questo numero del mese abbiamo voluto, come dire,
attestare che come radicali da anni perseguiamo anche su questo versante tutte le diciamo, filiere di domande di libertà che poi ci siamo ritrovati nella battaglia del partito non violento, transnazionale, transpartitico, che ha tutti i suoi segni simbolici ma importanti nella battaglia dei tibetani, nella battaglia degli uiguri, nella battaglia dei monaci della montagna e montagnare cinesi, e guarda caso sono tutte le fermentazioni in chiave liberale che possono anche bloccare le tentazioni autoritarie che pure sono contenute, non so, in un processo di modernizzazione cinese che non sembra molto privilegiare le istanze anche della democrazia e dei caratteri di libertà, ma sono presenti in tutta l'Africa, sono presenti e si sono rivelate con tutte le contraddizioni nella vicenda del Nord Africa che affaccia sul Mediterraneo, e che sono presenti nel Sud America, nel Nord America, nel Centro America. Insomma, in realtà la sfida mondiale è sempre più caratterizzata da o una tentazione autoritaria di controllo o in una grande opera di democrazia laica, liberale, federalista, perché di questo poi si tratta. Quando si annuncia l'esigenza di far proprie le istanze culturali di una ipotesi federalista, questo fa capire che queste sono molto più significativamente presenti di quanto si possa immaginare, e che in realtà poi sono le tentazioni nazionaliste che tentano ogni volta di depistare questo slancio così intenso che in qualche misura si combina ed è elemento di contraddizione con le tentazioni autoritarie. In fondo l'islamismo ha molti elementi di rischio. Si parla in queste ore di come i fratelli musulmani al Cairo e in Egitto stiano per spingere in una tentazione medievale, eppure a fianco a questa tentazione, nel momento in cui è avvenuta una frattura, c'è una domanda di libertà enorme, ci sono nuclei forti che noi non riusciamo a sostenere, che sono portatori di istanze laiche, democratiche e liberali, cioè sono quelli che in qualche misura si sono collocati contro la vecchia elite araba che, si ricorderà, era impegnata nelle lotte nazionaliste, marxiste, per gli interessi appunto del blocco sovietico che in quel momento controllava proprio quella realtà, e a volte anche islamiste, cioè battaglie contro il nemico esterno. Queste ideologie hanno fallito, hanno portato alla catastrofe, hanno frantumato il mondo arabo, lo hanno in qualche misura portato alla divisione, generando conflitti interni, a differenza del panarabismo, se lo ricorderà, di Nasser, che molti ricorderanno essere parte integrante di quelle politiche anni 60 e 70. Appunto, questo vuoto del nazionalismo nasserista è stato poi riempito dalle organizzazioni integraliste islamiche, che di fatto portano la società arabo-musulmana a un ulteriore disastro e determinano delle relazioni col paese occidentale attraverso questo ruolo di dittatori apparentemente moderati che sono il pandan di un occidente che non vuole giocare la sua sfida sul terreno della cultura e cerca quindi delle alleanze che siano congeniali al controllo. Oggi, e qui è il senso dell'Associazione Arabi Democratici Liberali, è il senso del Consiglio Generale del Partito Radicale a Tunisi, ci auguriamo che sia pieno di una consapevolezza così come l'abbiamo descritta, è il senso della battaglia che noi combattiamo. Oggi esiste una nuova elite internazionale, una nuova elite intellettuale, parlo di un internazionalismo del mondo arabo nord africano, una nuova elite che appunto sta cominciando a colmare questo vuoto, che sta incominciando a focalizzarsi su riforme interne al mondo arabo, e speriamo che queste possano prendere veramente forma. Si va lì anche per fare in modo che il varco che si è aperto non si chiuda in chiave di ulteriore restrizione delle domande di libertà, e che il lavoro che noi facciamo con l'Associazione Arabi Democratici Liberali, con tutto il movimento radicale, con Quaderni Radicali, con Agenzie Radicali, con il mese di Quaderni Radicali, con tutto il movimento politico radicale, è appunto quello di dare forza ad un network liberale per poter scambiare opinioni e garantire agli attivisti di questa società civile nella regione l'appoggio durante i momenti di oppressione politica, ma anche i momenti di trasformazione così intensa che possono prendere sbocchi in qualunque modo.
È una fase drammatica, ma ricca anche di potenzialità di cambiamento nella prospettiva che noi abbiamo sempre sperato. Questo è il senso del lavoro che si collega al lavoro che noi cerchiamo di realizzare in tutte le sedi interne, esterne, nazionali, internazionali, europee e mondiali, che ha come obiettivo quello di dare forza a queste domande di libertà in un momento in cui la tentazione potrebbe essere di tutt'altro genere, almeno a livello di elite dominanti, ma che in realtà presenta anche delle condizioni di base molto più significative e insperate, alle quali dobbiamo saper rispondere con una capacità di proposta politica che sia adeguata proprio a quelle spinte, senza tradirle e senza mandarle, diciamo, fallite nella loro speranza di cambiamento. Ecco Geppi, come giudichi, come valuti anzi la situazione che si è venuta a determinare in Libia? La situazione libica è molto più complessa delle altre, perché è evidente che ognuno di queste realtà poi presenta aspetti interni. 10 anni fa l'Algeria era la realtà più avanzata, eppure poi abbiamo assistito a autentici massacri, a un indietreggiamento, a una violenza immaginabile e a un assassinio non solo di speranze ma di vite umane ai limiti del sopportabile sul piano umano. L'Egitto presenta uno scenario anch'esso molto più articolato, penso alla vicenda siriana, alla quale non prestiamo nessuna attenzione, che pure meriterebbe di essere presa in considerazione. Io ho pubblicato proprio su Agenzia Radicale una intervista ad un artista siriano che lamentava l'assenza completa dei soggetti dell'ONU, dei soggetti internazionali, e anzi additava la Russia come la nazione che sta in qualche misura ancora sostenendo l'aggressione di Assad. La Libia presenta aspetti ancora più contraddittori. L'Italia ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la Libia, eppure non ha mai speso le sue energie, si è soltanto occupata di andare a difendere la propria energia, che non è che sia una cosa disdicevole, ma non si è mai occupata di spendere le proprie energie anche per dare uno sbocco alle nuove domande che in realtà i cosiddetti ribelli oggi stanno sostenendo e che però sono oggetto di un'attenzione a fasi alterne, perché adesso è maturata la convinzione che bisogna liberarsi di Gheddafi, ma contemporaneamente la vicenda è piena di situazioni, piena di frantumazioni, di ingiustizie sociali, di straricchi e di poverissimi, cioè uno scenario decisamente preoccupante che dovrebbe mirare a costruire che cosa? Attraverso un'azione riformatrice a costruire le premesse delle istituzioni democratiche, che dovrebbe essere e sono le domande che vengono da tutti coloro che nei vari paesi, con varie istanze e con diverse articolazioni, si stanno mobilitando. Tutti puntano alla realizzazione di elezioni democratiche, di istituzioni democratiche, di rispetto delle regole del gioco, di sicurezza intesa come forze dell'ordine pubblico, non miranti a sopprimere e a comprimere e a massacrare le domande di libertà, ma ad essere invece le strutture della sicurezza di uno Stato democratico nel quale venga combattuta la delinquenza e non la domanda di cambiamento. Beh, diciamo che questa analisi, Geppi, serve molto, perché ci è servita molto, perché abbiamo scansionato tutti i vari aspetti, diciamo, della primavera araba, di quelle che sono le speranze di questi popoli. Però quanto ritieni che l'Occidente, cioè secondo te l'Occidente finora, a parte da questa situazione in Libia, non è intervenuto per niente? E non so neanche se la situazione in Libia sia la più congeniale nel modo in cui è intervenuto. Appunto, questo sicuramente è molto opinabile. Volendo valutare... Ma secondo te resterà sempre inerte l'Occidente? L'Occidente che resta inerte è un Occidente miope, è un'Europa che non guarda al suo futuro, prima ancora che al futuro. Noi abbiamo sempre parlato, noi radicali abbiamo sempre parlato, no, delle bombe dell'informazione, quindi... in qualche modo noi stiamo lavorando in questa direzione, e ti dico anche che l'Europa che perde questo treno è un'Europa che perde se stessa, e d'altronde la crisi europea è ben evidente, è davanti ai nostri occhi.
queste domande di libertà devono trovare l'accoglimento immediato dell'Europa. È un po' quello che poi non abbiamo mai sviluppato in modo adeguato, il discorso dell'euro mediterraneo, che dovrebbe comportare una rivoluzione concreta e delle prospettive completamente diverse. Dico che l'Europa è anche in questo caso, forse proprio su questo caso, manifesta il massimo del suo drammatico ritardo. Un ritardo che è anche incoscienza, che è anche assenza di prospettive, che è anche un rischio immane che corriamo. Bene, Geppi, un'altra cosa volevo chiederti. Secondo te, l'Asia, no, perché questo sarà il secolo sicuramente dell'Asia, dell'Africa, delle zone medio orientali, perché mentre il Novecento è stato più il secolo, diciamo, dei più grandi conflitti ideologici, dei nazionalismi, eccetera. Quanto c'è una situazione come quella che si è sviluppata in Africa, in Siria, eccetera, potrebbe svilupparsi anche in Asia, in Cina, in tutti quei paesi che sono soggiogati da dittature? Ma qui la situazione diventa un po' più complicata perché la vicenda asiatica con oramai la superpotenza cinese, con la crescita indiana, è molto più complesso il quadro. E il profilo che noi manteniamo, ancorandolo sempre ai diritti umani, ai diritti della persona, rimane la traccia sulla quale consolidare alleanze tra popoli, contrapposte alle alleanze tra interessi molto spesso nutriti di volontà di aggressione. Però io mi fermerei qui, non nel senso che non sia importante, ma un'analisi sulla realtà asiatica, con tutte le sue differenze accennate, Cina, India, Pakistan e tutte le altre realtà nel mondo asiatico, renderebbe necessario un approfondimento particolare che, se credi, nei prossimi appuntamenti Possiamo potremmo fare, fare, potremmo e che fare. ci consentono di descrivere in primo luogo, fotografare le varie realtà e poi vedere che tipo di proiezione possono avere singolarmente nel loro complesso e nel contesto dei nuovi equilibri del mondo, che speriamo siano equilibri democratici e non nutriti di violenza e di gioco di potenza. È già in cantiere il numero uno del mese di Quaderni Radicali? Sì, il numero uno del mese abbiamo già più o meno in cantiere due numeri, quello di settembre e quello di ottobre. Probabilmente punteremo su una lettura dei matrimoni di fatto e dei matrimoni gay in un quadro comparativo di tutto il mondo. Naturalmente, questo qui per quanto riguarda lo Zoom, poi ci saranno le altre rubriche che verranno adeguatamente sostenute e di cui caratteri poi daremo annuncio prossimamente. Puntiamo anche a un numero di Quaderni Radicali che uscirà in fine settembre, che ha il numero cartaceo, non il mese di Quaderni Radicali, ma Quaderni Radicali, che ha per oggetto la questione giustizia vista dalla sinistra, cioè la sinistra la questione giustizia, la sua sostanziale forma di subalternità ai giustizialismi, ma anche il fatto che una sinistra non può che essere liberale e democratica se vuole conquistare un ruolo che dia risposte alle speranze di cambiamento che la gente ha. Bene, allora ricordiamo quelli che sono i siti internet su quali è possibile ritrovare, diciamo, tutta l'attività redazionale, Sì, te le giornalistica. riassumo rapidamente. Sì. Abbiamo il sito diciamo di traino che è www.agenziaradicale.com e anche .it. Poi abbiamo il sito dell'Associazione Arabi Democratici Liberali che è www.arabidemocratici.com. Poi abbiamo il sito di Quaderni Radicali che è www.quadernirradicali.com. E poi abbiamo il sito del mese, che è www.quaderniradicalionline.it, che è il nuovo prodotto che per questa volta potrà essere scaricato gratuitamente e che sarebbe utile che tutti guardassero. Una battuta finale, consentimela. In questi giorni mi è arrivato, diciamo online, il numero uno del periodico online del Partito Democratico. Questo periodico si chiama Tam Tam Democratico. Sembra un po' una cosa indigena, però è Tam Tam Democratico. Bene, questo che io consiglio di fare è di mettere a confronto contenuti, agilità, immagini, se volete anche intensità di comunicazione fatta dal mese e quella messa in piedi dal più
grande partito dell'opposizione, il Partito Democratico. Ebbene, saranno le... lo farò Geppi, ma ho paura di sapere già la risposta a questa domanda. Beh, a questa sarebbe, è molto interessante che molti lo facciano perché poi si rendono conto del perché. La storia radicale è tutt'altro che una storia finita, è una storia che deve ancora nascere ed è una storia che ha dopo 60 anni la prospettiva più intensa che ci possa essere nel quadro di uno sviluppo liberale e democratico dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Io mi riprometto, Geppi, vista la straordinaria qualità della produzione editoriale di Quaderni Radicali, Agenzia Radicale, il mese di Quaderni Radicale, di creare un'intera sezione nell'area web link del sito tvradicale.it a tutti i siti dell'area di Quaderni Radicali, perché veramente lo merita. Faremo anche lo stesso per TV Radicale. E voglio ricordare non occorre che tu lo faccia, se tu lo fai chiaramente siamo ben contenti, perché chiaramente è un onore per noi. Lo faremo, voglio ricordare. Però è importante perché le iniziative editoriali come quelle di Quaderni Radicali, Agenzia Radicale, il mese di Quaderni Radicali sono iniziative editoriali di cui questo paese e la sinistra di questo paese, diciamo pure anche la destra se vogliamo, hanno bisogno. Ha bisogno questo paese di riflessione, di una riflessione politica veramente approfondita, veramente senza steccati ideologici, veramente laica, con una parola, e libera. Ringraziamo grazie a TV Radicale. Ringraziamo Giuseppe Rippa, direttore di Quaderni Radicali e di Agenzia Radicale, e mi raccomando, andate su quadernirradicalionline.it, scaricate il numero zero del mese di Quaderni Radicali, leggetelo con attenzione ed effettuate anche questa comparazione, come ci ha invitato a fare Geppi, con il tam tam del Partito Radicale. Speriamo che non sia un Partito Democratico. Partito Democratico, pardon. Sì. Bene. Colpo di tosse tam democratico, lo troverete in rete PD Democratico, tam tam democratico. Ecco. Va bene, non voglio speriamo aggiungere... che oltre ad essere un tam tam sia anche un tom tom che serva alla sinistra per orientarsi a navigare e prendere la strada giusta e abbandonare altre strade. Ci auguriamo. Ce lo auguriamo. Ciao Geppi, salutiamo Giuseppe Rippa, direttore di Quaderni Radicali, ritorniamo nello studio e adesso sta per cominciare l'appuntamento, l'ultimo appuntamento della serata, di questa giornata intensa di programmazione di TV Radicale, che è una leggera euforia. L'appuntamento, il consueto appuntamento antiproibizionista di TV Radicale, come sempre condotto da Claudia Sterzi e Gianni Colacione. Si comincia ad avvertire un po' di stanchezza, ma noi chiamiamo Gianni Colacione innanzitutto, vediamo se ci risponde. E ci accingiamo a contattare anche Claudia Sterzi. Pronto Gianni, ci sei? Eccomi qui. Perfetto Gianni, ok, allora contattiamo anche Dina, che altro non è che Claudia Sterzi. Non mi pare che Dina sia Claudia Sterzi, no? Sì, secondo me sì. Ah. Ok. Ah, quell'altra era la camicia.